Oliverio. Oliverio. Allora, tutti hanno votato Paris. Paris. Qui chi è che scende? Porta. Ecco. Hanno votato tutti, è chiusa la votazione. Favorevoli 295, contrari 96, la Camera approva. Adesso siamo al 15.01, parere contrario, Commissione Governo, si rimette all'Aula relatrice Sel, favorevole Lega Nord, contrario 5 Stelle. Nessuno chiede di intervenire, è aperta la votazione. Luigi Gallo. Grillo. Cani. Cani. Adesso votato. Allora, Di Di Lello. Lello. Ha votato, sì, ci siamo. È chiusa la votazione. Favorevoli 32, contrari 350, la Camera respinge. Siamo al 15.02, parere contrario, Commissione Governo, relatrice Sel, favorevole relatore Lega Nord 5 Stelle. Nessuno chiede di intervenire, è aperta la votazione. Fiepoli, Bolognesi, Bolognesi, Galgano, Galgano, Grassi, votato, Berlinghieri, Berlinghieri, votato, come? Colletti, votato, Realacci. Realacci, ci siamo? È chiusa la votazione. Favorevoli 102, contrari 314, la Camera respinge. Siamo al 15.03. Commissione, Governo, parere contrario o favorevole dai tre relatori di minoranza. Nessuno chiede di intervenire, è aperta la votazione. Bolognesi. Di Gioia, Di Gioia, Turco, Turco, Fievoli, Piepoli, Montroni, Montroni, Tidei. Tidei. Turco ancora non. Carloni, Turco non riesce a Anche votare. Montroni. Montroni neanche. Frusone. Frusone. È rimasto Turco che non riesce a votare, sta andando il tecnico? Sì, ecco, vediamo un po' se si riesce a sbloccare. Andata, sì, chiusa la votazione. Favorevoli 134, contrari 293, la Camera respinge. Emendamento 15.05, parere contrario, Commissione Governo, favorevole relatrice Sel, contrario Lega Nord, favorevole 5 Stelle. Deputato Crippa. Favorevole. Deputata Marzana.
Grazie Presidente. L'emendamento mira a mettere fine all'odissea del personale ex LSU, lavoratori sottopagati e umiliati, e al fallimentare sistema degli appalti dei servizi di pulizia nelle scuole. Quella dei lavoratori ex LSU, come abbiamo avuto modo di denunciare anche poche settimane fa assieme ai miei colleghi al Ministero dell'Istruzione, è una battaglia in difesa dei diritti violati dei lavoratori, a tutela della sicurezza e della salubrità degli ambienti scolastici, ma anche contro lo spreco dei soldi pubblici e l'esclusivo vantaggio economico delle ditte. Servono soluzioni immediate, come quella della nostra proposta di legge e quella che propone questo emendamento, cioè stop alle esternalizzazioni e assunzione dei 12.000 lavoratori nei posti accantonati del personale ATA. Grazie. La ringrazio. Deputato Iannuzzi. Chiede di intervenire, prego. Sì, grazie Presidente. Solo per sottoscrivere l'emendamento della collega sì, Marzano. Grazie. Allora.